In questo video voglio documentare il mio percorso di studi e il percorso relativo allo svolgimento della pratica forense. Circostanze queste che mi hanno portato ad essere un avvocato penalista ed avere uno studio legale. Spero che questo video possa essere utile a chi sta studiando giurisprudenza o proprio a chi sta affrontando il periodo di pratica forense, al fine di dare una testimonianza, la mia testimonianza su come ho affrontato e superato questi periodi che sono sicuramente complicati per chi si approccia alla professione forense. Se volete farmi delle domande, commentate questo video, io sarò felice di rispondervi in maniera tale da potervi aiutare a comprendere quali possono essere le dinamiche sia sul percorso di studi che con riferimento al periodo di pratica forense. Partiamo con il periodo universitario. Non ho un bel ricordo perché affrontavo e approcciavo l'università come se fosse già una vera e propria attività lavorativa, perché studiavo le classiche 8 ore al giorno, 4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio. Non frequentavo le lezioni, ma mi recavo all'università solamente per sostenere gli esami. Durante gli studi universitari, per mantenermi, lavoravo come cameriere e come barista nei locali notturni. È stato per me un periodo molto pesante, che però mi ha spinto ad avere quel passo in più, quella motivazione ulteriore per terminare in fretta gli studi e per dedicarmi subito alla professione forense e dunque guadagnarmi da vivere come avvocato. Quindi, dopo la laurea, ho iniziato subito il periodo di pratica forense. E posso dire che è il periodo più complicato ma più importante della vita di un giovane avvocato per una serie di ragioni. In primo luogo, il periodo di pratica ti consente di capire se quella materia, quel ramo del diritto che hai scelto è quello che ti piace veramente fare, perché considera che dovrai farlo per tutto il resto della tua vita. La seconda ragione, fondamentale anch'essa, è che attraverso il periodo di pratica tu getterai le fondamenta della tua professione, cioè quello che semini durante il periodo di pratica raccoglierai successivamente. Devi essere una spugna, devi apprendere il più possibile, devi studiare il più possibile, devi metterti sempre in gioco, perché quello che fai durante il periodo di pratica per qualcun altro, un domani lo farai per te stesso ed è fondamentale. È un periodo sicuramente frustrante perché si lavora tanto, ma non si viene retribuiti per nulla o si ha un piccolo rimborso spese, ma l'approccio deve essere un approccio diverso. Il periodo di pratica non si fa per guadagnare qualcosa, ma si fa per apprendere il più possibile, perché un domani quella sarà la tua professione e metterai in pratica, come ho detto, le cose che hai appreso. Durante il periodo di pratica forense ho avuto la possibilità di entrare per la prima volta nella Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto Palazzaccio a Roma. Ne rimasi sin da subito innamorato, stregato, folgorato. Ho assistito ad un'udienza relativa ad un procedimento penale che vedeva imputato un assistito del mio dominus e da lì ho compreso cosa avrei voluto fare nella mia vita, l'avvocato penalista. Così, dopo il periodo di pratica, ho sostenuto l'esame di abilitazione per l'esercizio alla professione forense e su questo argomento non voglio dire nulla perché è stata una delle esperienze più brutte della mia vita. Se avete qualche dubbio o qualche domanda sull'esame di avvocato, scrivetemelo sempre nei commenti e sarò felice di rispondervi. Dunque, passerei direttamente alla proclamazione. Istituisce la brillante corporale trasferita dall'odierna, per i risultati altissimi, ti dichiariamo idoneo allo svolgimento della professione forense. Ai festeggiamenti. Al giuramento. E dalla prima volta in cui ho indossato la toga da avvocato. È stato uno dei momenti più significativi della mia vita, perché dopo tanti sacrifici, dopo tanti sforzi,
riuscivo finalmente a realizzare un sogno, quello di aver superato l'esame e di essere finalmente un avvocato. Ricordo con piacere la scena, stavo lavorando presso uno studio di avvocati penalisti, andai a ritirare la toga dopo averla ordinata, quando arrivai allo studio non riuscii a non provarla e così presi la toga, andai in bagno e per la prima volta la indossai e scattai questo selfie dove la mia faccia dice tutto, con riferimento alla contentezza, con riferimento alla felicità, con riferimento al fatto di poter finalmente iniziare quel percorso di avvocato penalista. Un semplice gesto, quello di indossare un pezzo di stoffa che ti ripaga di tutti i sacrifici che hai fatto fino a quel momento. Forse perché non è proprio un pezzo di stoffa, ma rappresenta tanto per chi ha il sogno di diventare avvocato penalista e di difendere i diritti delle persone che ti scelgono come avvocato difensore. Così, dopo aver superato l'esame di avvocato, ho interrotto il rapporto lavorativo con lo studio legale dove lavoravo e con il socio, l'avvocato Ismaele Brancaccio, abbiamo creato uno studio legale H24 sempre a disposizione dei clienti e abbiamo iniziato a promuovere la nostra attività attraverso diversi canali di comunicazione. E così è nato Avvocato Penalista H24.